Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento da Palazzo Cesaroni, non più dal centro video per motivi di distanziamento sociale. Siamo nell'aula consiliare per il nostro settimanale e vi presento subito i consiglieri che sono ospiti, anzi le consigliere in questa settimana. Alla sinistra Simona Meloni, Partito Democratico e vicepresidente di questa assemblea legislativa. A destra Eleonora Pace, capogruppo Fratelli d'Italia, nonché presidente della terza commissione consiliare che si occupa di sanità e servizi sociali. Il punto di oggi è un po' il punto sull'Umbria che attraversa la fase 2, o forse siamo tra la 2 e la 3, una riapertura dopo la pandemia, dopo le restrizioni, una riapertura con tanti momenti critici. In particolare oggi discuteremo di tre argomenti: quello che è la situazione sanitaria in primis, come sempre da quando abbiamo ripreso i nostri approfondimenti, ma anche pensando al lavoro delle persone, al lavoro delle imprese e al turismo che deve ripartire, ma ci auguriamo che questo possa avvenire in senso compiuto. Allora, la prima domanda per entrambe le consigliere. La sanità ha fatto uno sforzo clamoroso. Siamo però in una fase in cui non tutto è tornato alla normalità. Negli ospedali vanno ripresi servizi, interventi e da ospedale a ospedale ci sono delle differenze. Quello di Perugia ha ripreso quasi a pieno regime. Da Foligno c'è una riorganizzazione, diciamo così, post-Covid ma ancora Covid. Da Orvieto segnalano altri problemi. E poi c'è l'ospedale di Narni Amelia anche tra i punti interrogativi. Per parlare di questi argomenti comincio da Eleonora Pace, la Presidente della Commissione Sanità, per fare un po' il punto generale su questa situazione attuale dell'Umbria. Buongiorno Paolo, saluto i nostri ascoltatori e saluto la mia collega Meloni, con la quale, visto il nome, mi sento anche un pochino a casa, no? Quello che hai toccato tu è un tema centrale. In emergenza Covid, questa maggioranza si era insediata da pochissimi giorni e siamo stati travolti da un'emergenza che nessuno di noi fino a pochi mesi fa avrebbe lontanamente immaginato di dover affrontare. Abbiamo fatto tanti sforzi, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo preso dei provvedimenti seri ed importanti, alcuni dei quali all'inizio non erano neanche stati compresi appieno dai cittadini, come quello della chiusura di alcuni pronto soccorso, quando ci siamo resi conto che stavano diventando in tutta Italia i focolai del contagio. Abbiamo fatto quindi delle scelte serie, delle scelte forti e sicuramente lontano dai clamori. Abbiamo lavorato in silenzio grazie al nostro assessore Luca Coletto, alla presidente che ha seguito direttamente tutta l'emergenza. E col senno di poi devo dire che le nostre scelte hanno dato dei risultati importanti. L'Umbria è tornata, è balzata alle cronache nazionali per i numeri bassissimi di contagio ed è anche diventata un modello da seguire sia nella gestione dell'emergenza sia nella ripartenza, quando al centro del dibattito c'erano polemiche tra regioni e Stato su quali dovessero essere le linee guida per la riapertura. La regione dell'Umbria insieme alla Presidente si è contraddistinta per aver presentato al governo un piano di riapertura serio e circostanziato che poi è stato preso a modello anche da tutte le altre regioni dell'Umbria. Quindi devo dire che quello che è stato fatto è stato un lavoro enorme, è un lavoro che ha regalato a questa regione la possibilità di riaprire il prima possibile e soprattutto di riaprire in sicurezza. Quello che tu ricordavi rispetto alle varie riaperture che stanno affrontando negli ospedali, sta accadendo tutto ciò proprio perché vogliamo fare delle riaperture graduali che mettano in sicurezza non soltanto i pazienti ma anche e soprattutto tutto il personale che opera all'interno delle nostre strutture. E quindi proprio in questi giorni stiamo facendo una serie di incontri che possano garantire la sicurezza massima nella riapertura. Hai fatto un piccolo accenno sul finire delle tue domande all'ospedale di Narni Amelia. Sì. E su questo voglio fare un piccolissimo passaggio, perché innanzitutto ovviamente essendo narnese e avendo vissuto
in questi anni tutte le epopee legate alla realizzazione del nuovo ospedale di Narnia Meli. E qui c'è Simona, ho visto che l'altro giorno avete fatto una piccola manifestazione qui all'ingresso della regione e proprio te tenevi in mano un cartello casualmente con scritto Ospedale Narnia Meli, quale futuro? Beh, devo dire che mi fa piacere prendere atto che finalmente l'ospedale di Narnia Melia sia diventato un pensiero fisso anche per il Partito Democratico, che fino a pochi mesi fa è stata maggioranza per tantissimi anni in questa regione e che purtroppo troppo spesso è rimasta sorda alle richieste e alle esigenze che provenivano da quel territorio, che per anni è stata terra di conquista, dove per anni tutti i cittadini narnesi e damerini anche sono stati, se mi è consentito dire, presi in giro. Ci venivano raccontate storie che poi spesso e volentieri non trovavano riscontro nella realtà, venivano firmati protocolli d'intesa, venivano fatti espropri, c'erano ricorsi, alcuni dei quali si sono conclusi soltanto poche settimane fa. E mi sia consentito dire, senza peccare di presunzione, che proprio in un clima di massima chiarezza e trasparenza, appena mi sono insediata in questo consiglio regionale, il primo atto che ho depositato è stata proprio un'interrogazione all'assessore Coletto per avere chiarezza rispetto a quanto c'era stato lasciato sul nuovo ospedale di Narnia Melia, precisando una cosa: che il nuovo ospedale di Narnia Melia deve partire mantenendo l'efficienza dei due presidi esistenti, perché in questi anni purtroppo, oltre alle varie criticità legate ai continui rinvii del nuovo ospedale, abbiamo assistito anche a un depotenziamento dei due vecchi presidi, sia per quanto riguardava proprio i lavori alle varie strutture che piano piano negli anni invecchiavano, sia per quanto riguardava tante figure professionali che negli anni con i vari pensionamenti non sono mai state reintegrate, a differenza di quanto invece accadeva in tutti gli ospedali che venivano o costruiti nel nord dell'Umbria oppure rimessi a posto e risistemati nel tempo. E a questo si aggiunge anche un altro discorso importante, che è il famoso progetto di integrazione con l'ospedale di Santa Maria di Terni, che a tutt'oggi risulta essere l'ospedale più vecchio dell'Umbria. Quindi noi assistiamo ad un sud dell'Umbria dove, sotto il profilo medico-sanitario, abbiamo assistito in questi anni ad un'Umbria a due velocità. E mi sia consentito di dire che quello che questa nuova maggioranza deve fare oggi non è svuotare la provincia di Perugia per andare a sanare le criticità della provincia di Terni, ma far recuperare la provincia di Terni per permettere a questa regione di correre finalmente ad un'unica velocità sotto il profilo medico-sanitario. Un fiume in piena la Presidente della Commissione Sanità, ma me lo doveva aspettare perché anche la mia domanda era alquanto complessa e strutturata. Quindi diritto di ampia replica a Simona Meloni, Partito Democratico in prima linea da quando è minoranza e non tanto opposizione, avete sempre specificato, c'è un forte impegno di stimolo, di pungolo, di richieste anche alla giunta regionale per quello che c'è da fare. Ovviamente la situazione non è facile, però siete sempre in prima linea, appunto, anche dal punto di vista sanitario, in particolare lei come Tommaso Bori, Michele Bettarelli, tutti i membri, Vaparelli e Porzi del PD. Allora, questa situazione vista dal centro-sinistra, vista dalla minoranza, che cosa non va, che cosa c'è da fare, che cosa si può fare? Intanto buongiorno, grazie Paolo per l'invito e sono contenta di fare questo confronto anche con Eleonora Pace, con cui abbiamo anche condiviso alcune cose durante questo periodo molto difficile di pandemia. È chiaro che il tema della sanità è il tema focale di questi primi mesi di governo. Noi, come hai sottolineato, abbiamo sempre voluto ribadire che in questa fase soprattutto vogliamo essere minoranza, perché avevamo anche proposto, come fatto anche in altre regioni, una cabina di regia alla Presidente, proprio perché volevamo portare sul tavolo proposte, idee da condividere con la maggioranza, piuttosto che essere opposizione, che a volte può diventare anche strumentale politicamente o sterile. Quello che io dico è che la sanità in questi 6 mesi
e soprattutto durante la pandemia si è rivelata una sanità solida, una sanità presente e soprattutto competente e di grandi professionalità e di persone con grande buona volontà. Chiaro è che un sistema sanitario solido non si può costruire in 4 o 5 mesi di governo, ma ha bisogno di tempo, come del resto tutte le varie attività che si svolgono all'interno di di un'istituzione e anche di una regione, e quindi io credo che questi anni di governo del centrosinistra ha saputo costruire anche un modello di sanità pubblica, efficiente ed efficace, all'interno della quale tutti i cittadini umbri hanno trovato cittadinanza e possibilità di curarsi allo stesso modo. Io penso che quindi il primo grazie va soprattutto agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, agli OS, che hanno dimostrato grande spirito di abnegazione, soprattutto in un momento in cui avevano anche loro bisogno di protezione per loro e per le loro famiglie. Hanno messo da parte questo e con spirito di sacrificio hanno lavorato anche a doppi turni e hanno lavorato cercando di rimanere nell'efficienza e soprattutto nella professionalità. Io credo che si poteva fare uno sforzo aggiuntivo nel premiare prima e meglio tutti gli operatori sanitari, come peraltro fatto da altre regioni, non da ultimo, la nostra vicina Toscana. Ecco, lei è firmataria di un'interrogazione specifica che riguarda un riconoscimento per gli operatori sanitari, cioè medici, infermieri, per tutto il personale, no? Sì. È un atto in itinere, diciamo. È un atto in itinere, anche se è stato parzialmente accolto a onor del vero dalla giunta regionale, perché per alcuni operatori sono stati già prese delle misure in questo senso. Noi avremmo voluto estendere a tutti gli operatori, non soltanto a quelli del reparto malattie infettive, ma a tutti coloro che in questo periodo hanno comunque lavorato a stretto contatto, perché comunque i reparti sono stati vari, quelli che hanno avuto contatto con Covid e che hanno dovuto affrontare questa emergenza sanitaria. Io credo che anche dal punto di vista delle riaperture, noi abbiamo avuto, a mio avviso, dei ospedali misti troppo e troppo a lungo, perché praticamente 7 ospedali su 8 avevano pazienti Covid. Attualmente ancora l'ospedale di Pantalla è purtroppo impantanato, tanto che ieri c'è stata peraltro anche una manifestazione, diciamo, in cui alcuni cittadini hanno cercato di attirare l'attenzione per poter ripartire presto e subito. L'ospedale di Foligno, allo stesso modo, i cittadini ovviamente rimarcano di poter tornare ad una questione di normalità. E mi collego anche un po' all'ultimo ragionamento fatto dalla collega sull'ospedale appunto di Narni Amelia. Vero che in questi anni probabilmente alcuni territori dell'Umbria si sono sentiti più marginali rispetto agli altri, vero è che però io credo che, è per questo che portavo quel cartello, io credo che la sanità di prossimità, che in questo periodo di pandemia si è dimostrata altrettanto efficace, altrettanto efficiente, con i distretti sanitari, attraverso i medici di base, attraverso gli operatori sanitari che hanno anche lavorato andando nelle famiglie con grandi difficoltà, alcuni territori avevano anche fatto delle proposte per poter fare degli screening, per mettere a disposizione delle residenze per isolare i positivi che magari in famiglia non potevano trovare la stessa possibilità di isolamento, e quindi perché avevamo anche visto che la maggior parte dei contagi avveniva in ambito familiare. Questi non sono stati accolti purtroppo dalla giunta regionale, quindi anche quel cartello stava a rimarcare quanto sia importante invece andare verso un rafforzamento della sanità di prossimità, che io mi auguro anche in virtù di questa pandemia si possa rivedere anche la strategia di questa giunta regionale in merito di sanità, perché ricordo che nella campagna elettorale un tema, il modello della sanità che si voleva importare in Umbria era quello lombardo, e non è che lo dico perché voglio essere strumentale alla causa, diciamo, del centro-sinistra, ma perché diciamo che era comunque scritto
diciamo nel programma elettorale. Mi auguro che, insomma, a fronte di un fallimento di una sanità privata che è sotto gli occhi di tutti, che ha avuto il maggior numero di morti e che si è dimostrata anche inefficace in questo periodo, io spero che per la sanità umbra ci sia un futuro di sanità pubblica e universale che possa guardare a tutti i territori allo stesso modo, anzi potenziare i presidi che ci sono e creare nuove specialità laddove siano necessario, perché è giusto che tutti i cittadini dell'Umbria abbiano lo stesso diritto alla salute e alla cura e all'attenzione della persona, come peraltro sancito anche dalla nostra Costituzione. Bene, anche Simona Meloni, una risposta naturalmente lunga, ho concesso qualche spazio in più, però non volevo monopolizzare il tempo che abbiamo, che sta correndo, solo per parlare di questo che è comunque l'argomento numero uno e sul quale mi pare ci sono posizioni molto chiare. Chi ci guarda in televisione o chi ci segue dalla rete sta a casa, molti non sono ancora riusciti da casa per tornare al lavoro, perché molti sono rimasti senza lavoro. Da chi vogliamo cominciare un'analisi di questo tema, il tema del lavoro, per le piccole e medie imprese, per le grandi imprese? C'è l'acciai speciali Terni in vendita, lo dico in maniera così grossolana, però insomma questi sono problemi enormi, anche questi, che vanno a incidere sul futuro dell'Umbria. Riparto da Eleonora Pace. Riparto da Eleonora Pace per parlare di lavoro, appunto, sia grandi industrie che il lavoro della gente. Assolutamente sì. Nel pieno della pandemia, purtroppo in provincia di Terni siamo stati travolti anche da questa brutta ed improvvisa notizia della messa in vendita di Ast, un problema anch'esso che purtroppo non nasce oggi, ma è stratificato nel tempo, fatto di promesse disattese e di problemi rinviati. Permettimi di spendere innanzitutto una parola per come, una parola di plauso per come questa vicenda per l'ennesima volta è stata trattata all'interno di questo Consiglio regionale, perché così come successo in passato è stato un tema sul quale siamo riusciti a trovare immediatamente un punto di mediazione. Siamo arrivati in aula con tre mozioni differenti, la prima di maggioranza, di cui ero stata prima firmataria, c'era una mozione del Partito Democratico a firma del collega Bori e Paparelli e c'era la mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle De Luca, e immediatamente, senza nessun tipo di discussione, così come sempre è stato fatto in passato, siamo riusciti a trovare una mediazione che nasceva poi anche da uno slancio immediato della Presidente Tesei, che immediatamente, appena uscita sugli organi di stampa la notizia, ha preso posizione mettendosi immediatamente al centro del dibattito e garantendo il suo massimo impegno, la sua massima disponibilità a lavorare su tutti i tavoli che contano, sia su quello regionale, sia su quello nazionale e anche e soprattutto su quello europeo. Vedi Paolo, a me non appassionano tanto i dibattiti sui potenziali compratori, se siano italiani, se siano stranieri. Quello che io vorrei fosse ben chiaro oggi, dopo tanti anni, è dove si vuole andare, quale sia il vero progetto dei nuovi acquirenti, perché se si intende lavorare per potenziare questo sito, che è un sito strategico non soltanto per Terni, ma per l'Umbria in generale, ricordiamo che rappresenta il 15% del PIL, ma anche per il paese Italia, dove purtroppo in questi anni abbiamo assistito a una politica industriale che francamente ha lasciato molto a desiderare, ma da parte di tutti i governi che poi ci sono succeduti negli anni. E quindi credo che il tema vero sia questo: capire quale tipo di politica industriale si voglia affrontare e quale sia il progetto per le acciaierie di Terni, che poi si inseriscono anche sul filone dell'Ilva di Taranto e delle grandi vertenze che da anni siedono sul tavolo del MISE e che sembrano non riuscire mai a trovare una conclusione che possa salvaguardare la produttività e soprattutto l'occupazione per quelle migliaia di lavoratori che sono impegnati all'interno dell'azienda e anche e soprattutto per l'indotto, perché per la città di Terni, per la città di Narni, da dove vengo, per tutti i paesi limitrofi sarebbe un danno inenarrabile la chiusura di uno stabilimento come quello delle acciaierie e anche e soprattutto la perdita di un prodotto che ci ha resi famosi nel mondo.
Eleonora Pace ha già sottolineato che c'è stata unanimità di intenti in questa assemblea legislativa, non poteva non essere così su un tema così grosso che riguarda le acciaie speciali e tutto quello che c'è intorno appunto a questa prospettiva. Poi c'è anche il lavoro delle persone, cioè proprio il lavoro deve assolutamente essere tutelato con ogni mezzo possibile, forse bisogna fare l'impossibile, Simona Meloni, in questa fase. Assolutamente sì, il tema del lavoro è notoriamente un tema che mi appassiona molto. Io vengo dal mondo produttivo e quindi ne conosco anche un po' le dinamiche. Dire che questa pandemia è in primis una pandemia sanitaria, ma che di pari passo è anche una pandemia economica, non è chiaramente dire una novità. Nessuno ha la pretesa di avere una ricetta di fronte a un fatto nuovo, a una sciagura che non avveniva più da almeno 100 anni. Quindi affrontare anche il ragionamento dalla parte nel tessuto economico è molto complicato. Eleonora parlava della vicenda AST. Noi abbiamo dimostrato grande responsabilità politica trasversale, questo secondo me è un po' anche il lavoro che in questo periodo soprattutto andava fatto per il bene degli Umbri e dell'Umbria, perché dimostrare maturità politica significa affacciarsi alla vita degli Umbri, comprenderne le necessità e soprattutto trovare delle soluzioni. Quello che è importante, riprendo l'ultimo appello che faceva Leonora, è dove vogliamo andare, perché noi sappiamo bene quali sono le difficoltà di questa regione che purtroppo scontava già in questi anni, causa l'isolamento e tanti altri fattori, un isolamento non solo fisico ma anche economico, anche produttivo. Ci sono tante realtà che in questo momento si stanno trovando in difficoltà. Alcune misure il governo le ha stanziate per le unità produttive, per le partite IVA, per le libere professioni. Avevamo presentato come minoranza degli emendamenti allo scorso Consiglio, presentando delle proposte di investire circa 9 milioni e mezzo che erano in disponibilità grazie anche ai comportamenti virtuosi di GEPAFIN per metterle a disposizione del tessuto produttivo economico anche a fondo perduto, perché si nota che molte aziende anche hanno necessità di liquidità per poter ripartire. Così a come avevamo proposto anche fare un'erogazione di circa 3 milioni al fine di poter anche erogare degli anticipi bancari per la cassa integrazione, per poter sopperire anche un po' ai ritardi che si stavano accumulando. C'è un tessuto socio-economico in difficoltà. Bisogna avere chiaro qual è lo sviluppo industriale, ma anche lo sviluppo economico che si vuole dare all'Umbria dei prossimi anni. E questa è una strategia che possiamo costruire insieme, ma che sta ovviamente nell'esecutivo. Cioè, se pensiamo che ci sono delle piccole realtà come la gastronomia umbra, che in questi giorni sta vivendo una fase molto difficile, che è una piccola realtà che è balzata un po' sotto i riflettori, non possiamo pensare di risolvere sempre le questioni, e io mi riferisco anche a grosse crisi aziendali degli anni passati, mettendo una pezza senza avere una strategia, diciamo, di sviluppo del futuro, perché significherebbe tornare dopo 6 mesi o un anno al punto di partenza. Quindi va bene aiutare, fare delle sovvenzioni, spingere affinché le realtà industriali e manifatturiere dei vari settori possano ripartire, però laddove ci sono delle difficoltà bisogna anche aiutare le aziende a fare una strategia di marketing, una strategia di sviluppo nel medio e lungo termine, proprio perché l'Umbria deve fare quel passo in avanti per essere veramente centrale anche nello sviluppo economico dei prossimi anni. Non possiamo più rimanere fermi. Ultima domanda, perché abbiamo degli spiccioli, vi chiedo una risposta breve, anche se l'argomento è enorme. Come ripartirà il turismo in Umbria, Eleonora Pace? Beh Paolo, come tanti umbri avrei visto in questi giorni una serie di spot che stanno andando in onda sulle TV nazionali, e questo è stato un impegno grande che l'assessore Paola Gabbide ha sposato e sta portando avanti con grande serietà e con grande capacità, e permettimi anche di farle pubblicamente un ringraziamento, perché veramente sta facendo uno sforzo enorme per rilanciare la nostra bellissima regione. Ieri c'è stato un servizio splendido all'ora di pranzo al TG4 in cui ha parlato anche la nostra Presidente De Sei, che è stata anche un'azione necessaria per andare a disinnescare e a smentire una fake news che purtroppo si era
sviluppata nelle settimane precedenti, in cui per un calcolo così surreale rispetto a questo famoso indice RT, in cui era stato nella settimana in cui era stata misurata, che era la settimana poi della zona rossa di Giove, in cui c'era stata un'impennata dei contagi, non mi avevano paragonato la nostra regione addirittura alla Lombardia, creando un danno d'immagine enorme per un territorio come il nostro, dove invece i contagi fortunatamente erano stati limitati nel tempo, e soprattutto per un territorio come l'Umbria, che si presta benissimo invece ad un nuovo modo di fare turismo. Gli spazi che abbiamo, i nostri tantissimi alberghi, agriturismi, piccoli ristoranti dove è possibile anche mantenere il distanziamento sociale, l'aria aperta, Umbria cuore verde d'Italia, no? Che poi è uno slogan che abbiamo sentito ripetere tanto in questi anni, a maggior ragione oggi, possono invece rappresentare un punto di forza e un punto di partenza importante per il rilancio della nostra economia. Quindi questa serie anche di spot a livello nazionale, devo dire che sono una pedina fondamentale ed importante per dare l'avvio a quella che sarà poi non più la fase 2, ma la fase 3, che sarà quella del rilancio. Sicuramente ricordo a chi ci ascolta che è un'assoluta stupidaggine la notizia che è circolata a proposito dell'indice RT, per cui Umbria, Lombardia e Molise erano regioni in chissà quali difficoltà. È un calcolo astruso che non voglio spiegare, ma invito chiunque a diffidare di quello che si legge semplicemente su internet. Non è la stessa cosa che dire è un quotidiano, un'agenzia giornalistica registrata in tribunale. Su internet c'è tutto, quindi non allarmatevi. Simona Meloni, la ripartenza anche da questo versante? Beh, la ripartenza deve essere una ripartenza anche veloce, perché l'Umbria è veramente bella e sicura, e proprio in virtù degli spazi aperti, dei territori ampi, dei grandi paesaggi, dei borghi, che sono una realtà bellissima, che questa può essere un'opportunità per riscoprirli e anche per viverli. C'è stata questa cattiva e mancanza di comunicazione efficace, direi, sull'indice R con T, che io stessa ho tra virgolette smentito, nel senso che ho lanciato questo messaggio in cui invitavo a non fidarsi di questa mancata comunicazione oggettiva e di venire in Umbria, perché noi già vivevamo un isolamento, come ho detto prima, piuttosto difficile, non avendo neanche il mare. Però abbiamo delle grandi bellezze che si nascondono nei nostri territori, nei nostri piccoli comuni, nelle nostre realtà. Abbiamo i laghi e abbiamo comunque la possibilità di offrire, anche grazie all'operosità di tutti gli operatori turistici e di tutti coloro che hanno delle strutture ricettive nei territori, anche la grande ospitalità e soprattutto dei servizi all'avanguardia, che nulla hanno da invidiare alle nostre regioni confinanti e vicine. Quest'anno, quindi, più che mai il lago Trasimeno è il mare degli Umbri, diciamo, perché con le difficoltà che ci saranno per andare in spiaggia. E io mi auguro anche che in questi anni possiamo lavorare tutti insieme anche per rilanciare quei territori dell'Umbria che in questi anni sono stati magari un po' tenuti, non dico in disparte, però su cui c'è da fare grossi investimenti per il futuro, e magari potremmo ripartire. La cascata del Marmore, certo. Io direi che questa può essere un'opportunità per rivalutare e rivitalizzare molti luoghi dell'Umbria, che per il futuro possano realizzarsi, insomma, grandi opportunità. Bene, suona la campanella, il nostro tempo è terminato, tantissimi gli argomenti che sono stati trattati e c'è molto lavoro da fare per entrambe. Ringrazio Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, Simona Meloni, Partito Democratico, e naturalmente voi che ci avete seguito. Appuntamento alla settimana prossima. Grazie a te. Grazie.